Grazie Miguel. Speriamo che questa mostra sia possibile davvero realizzarla. Bene, lascerei la parola a Sandro Veronesi rispetto a questo album di famiglia, come è stato ricordato da Miguel Gotor. Bene. Bene, buonasera. Io ringrazio per essere stato invitato qui. Adesso dico una cosa, sono stato un po' indeciso se dirla o no, ma devo dirla. Io ricordo esattamente la prima volta che ho varcato questa soglia, perché è stata 1 ora e mezzo fa. La ricordo benissimo. Perché non ho mai messo piede qua. E per partire da una delle fotografie che sono qua, ma forse delle meno belle, a Firenze, Festa dell'Unità, tra l'altro c'ero anch'io, c'era questa scritta "Dove sei?". Io cerco di dare un senso alla mia presenza qui, a parlare anziché ad ascoltare, dinanzi alla storia del Partito Comunista che qui viene mirabilmente, devo dire, sintetizzata, ma anche in qualche modo, che poi dirò, creata proprio come affabulazione, come racconto, per dargli un senso. Io direi che è proprio la posizione dove mi trovo, da dove sto parlando, che può portare un contributo. Io credo non ci sia nessuno qua dentro che ha messo piede qui per la prima volta oggi, a meno di presenza giovani. Io sto in un punto, vengo da una storia che non mi ha fatto conoscere il Partito Comunista, ma mi ha fatto conoscere fin da quando ero bambino i comunisti. Perché vengo su in una città che è stata monocolore comunista fino a chi ha potuto, a Prato. Mio padre era un tecnico dell'ufficio, però dell'ufficio tecnico del comune, quindi sindaci, assessori, alcuni poi li ho conosciuti e frequentati diventando grande. Ho frequentato comunisti per tutta la vita. Non solo, ma posso dire, mi ci è voluto un po' di tempo per rendermene conto, che i comunisti sono stati le persone migliori che ho conosciuto, erano comunisti. In minima parte, diciamo, una su quattro erano cattolici e tre su quattro erano comunisti. E io non sono nemmeno cattolico, non sono né comunista né cattolico. E quindi ci ho messo un po' a rendermi conto che era così. E quindi ho sviluppato un enorme rispetto, sia nei confronti della fede, che io non ho, ma che questi amici o questi maestri che ho frequentato, che mi hanno dato, che mi hanno insegnato, avevano, o del Partito Comunista, che era la grande esperienza che mi recapitava davanti di volta in volta, tutti questi comunisti per me importanti, uomini e donne, miei coetanei oppure più grandi di me più spesso, che io mi ritrovavo ad ammirare per varie ragioni, non soltanto quelle che sono state riassunte da Pasolini, che poi sono anche diventate però un po' una specie di, no? Di vezzo, no? Della superiorità antropologica della sinistra. In realtà erano persone, sono persone che mi hanno dato delle cose che hanno in teoria poco a che fare con la loro formazione di comunisti, eppure erano comunisti. E quindi questo libro, che contestualizza nella storia del partito una storia che è finita e si può raccontarla dall'inizio alla fine, per me, da dove sto parlando io, è veramente. Storia non si può insegnarla, non si può scriverla,
pubblicarla senza molte immagini, non due o tre illustrazioni ogni tanto. I libri di storia che si smerciano nelle scuole medie e superiori dovrebbero essere come questo, con una selezione. Ovviamente questa selezione che avete fatto è già anche una presa di posizione politica nei confronti del Partito Comunista Italiano, che ha deciso 200 voti su 20.000, e quindi è ovvio che avete scelto, e lo dite anche molto onestamente, una strada. Però io credo che non si possa fare la storia, insegnare la storia, raccontare la storia senza le immagini, e la scelta delle immagini, che diventa quasi più importante della scelta delle parole e dei concetti esposti, che pure ho molto ammirato nell'intervento, nel saggio introduttivo di Francesco Giasi, perché poi alle volte, quando sono così ben misurate, a fuoco, definite, parole servono a fare la storia, ma le immagini, e le immagini sono quelle che si controllano meno, perché magari in secondo piano o sullo sfondo o i dettagli, gli indumenti, mi commuovono a me gli indumenti, queste scarpe che vediamo, dove saranno finite? Perché per quanto possano essere state buttate via, e nel caso specifico di questa povera gente che vediamo, saranno state buttate via tantissime, sono state usate tanto, e come ci fa vedere una bellissima foto del ciabattino all'opera, riparate tante volte, però poi come tutti i cappelli, i fazzoletti, sono andati a finire, non si sa dove, molte stoffe fino a poco tempo fa, in un'altra storia che è finita, come racconta anche Malaparte, finivano nella mia città, dove ripartivano con una vita nuova, perché si erano inventati il modo di rigenerare la lana e le stoffe facendo un fiocco praticamente nuovo dalle stoffe vecchie, ma adesso non è più così nemmeno quello, e comunque queste non sono solo stoffe, sono materiali che hanno accompagnato il Partito Comunista nella creazione di tutti questi comunisti che hanno veramente contribuito a creare la parte migliore. Non sono stati solo loro, come dicevo, anche molti cattolici mi hanno impressionato per la spinta che hanno saputo imprimere tutto attorno a loro, ma insomma che hanno creato la parte migliore del nostro paese, che è una parte che adesso diventa fondamentale, perché sta riemergendo quella peggiore, diciamo così. E quindi insomma è bene che ci sia quello. La storia del Partito Comunista può essere e deve essere raccontata, però siccome è un partito e non sono le persone, ma è un partito con dei leader, dei momenti di svolta, dei momenti drammatici, degli errori, delle scissioni, eccetera. È una storia che si potrebbe raccontare anche senza le immagini, no? È stata raccontata anche senza le immagini. L'apporto delle immagini qui è un apporto, e adesso parlo da romanziere, emotivo, affabulatorio. Io spero davvero che questa mostra si faccia, perché se noi, dopo aver goduto questo libro, dopo averlo letto, aver letto anche la cronologia, che alla fine di nuovo è contrariamente a quello che succede di solito nelle cronologie, illustrata da altre foto, prendiamo solo le foto e le mettiamo, come succedeva per gli analfabeti con tutti i cicli degli affreschi o dei bassorilievi nelle cattedrali, no? Come si raccontava il Vangelo, ad esempio, che non sapeva leggerselo, e glielo raccontavi oralmente e poi glielo dipingevi e poi glielo scolpivi, no? Mettere solo le foto senza il racconto è un racconto, ma dirò di più, è non un racconto, è veramente più ancora del racconto storico, più ancora del racconto definito, come difficilmente si può fare di meglio rispetto a quello di Francesco Giasi qui, come ci può capitare di leggere, il racconto delle fotografie, quindi delle immagini, e diciamo pure alcune di queste foto
sono fotografie di registi che stanno lavorando, quindi ci sono anche le immagini in movimento. Il cinema ha molto fatto insieme alla fotografia, sebbene avesse ovviamente tutta una sua macchinosità molto, che lo rendeva, diciamo, più faticoso da gestire, meno agile della macchina fotografica. Tuttavia, anche il cinema ha dato il suo contributo. Quello è il vero racconto, che può sostituire tutto ciò che abbiamo perduto, perché è evidente che nella fine del Partito Comunista, quindi nella fine della sua storia, c'è una perdita. E non è solo una perdita iconografica, non è solo una perdita di valori per chi ha vissuto magari quasi tutti quei 70 anni di vita del partito, è proprio una perdita anche di quelle garanzie di formazione, educazione, anche morale, che poi producevano i comunisti che ho incontrato io. Le brave persone continuano a esserci, le persone morali continuano a esserci, i comunisti sono sempre di meno, e essendo sempre di meno i comunisti c'è meno garanzia che quei valori che molti di essi hanno incarnato fino alla morte, e non parlo solo dei martiri, degli eroi, della resistenza, ma anche delle persone che dopo la guerra si sono impegnate fino a morire sul palco come Berlinguer, oppure come tanti uomini e donne sono arrivati fino in fondo alla propria vita dedicandosi a questo ideale, come sono finite le loro storie, è finita la storia che li contiene. Raccontare questa storia con le immagini, ognuna delle quali ne racconta anche altre, e racconta come i tempi sono cambiati, come sono cambiate le facce, racconta della distanza immensa che forse solo il Partito Comunista ha cercato di colmare e ha colmato tra i contadini e gli operai. Ma guardate che questo libro è pazzesco, la differenza è proprio pensare che non fosse un problema rappresentarli entrambi, era un problema, e come se era un problema. Il Partito Comunista è riuscito a farlo, perché se no, per esempio, il Sud non avrebbe avuto senso andare al Sud, perché il Sud non era operaio, era contadino. Però la miseria che vediamo in alcune fotografie di contadini non c'è nelle foto di operai. Operai avevano già una dignità, prima di tutto data dal loro lavoro, poi data dal movimento, che loro da molto tempo avevano già imparato ad incarnare, mentre i contadini no, i contadini sono veramente poveri e soli, e averli accomunati, questo è stato un grande merito storico, che in questo accomunati nella rappresentatività, che in questo libro si vede senza bisogno di didascalie, senza bisogno di saggi che ce lo dicono, basta sfogliare, basta soffermarsi sui volti, basta soffermarsi sulle espressioni delle persone, sul loro destino, perché in molti casi si intravede un destino. Io ho ricordato, leggendo e guardando queste foto, le fotografie di Dorothea Lange si dice, no? Lange, delle vittime della depressione americana del 29, una fotografa straordinaria che ha battuto le strade del Midwest, di quel granaio d'America che si era improvvisamente impoverito, ma arrivato proprio a generare esodi biblici, migrazioni interne, persone che non mangiavano più. E queste foto straordinarie di quella miseria che viene voglia, no? È resa talmente bene che viene voglia di vivere quella miseria lì, come quando si legge Céline, no? Io ho rivisto questo entusiasmo della miseria nelle fotografie, alcune fotografie che sono qua, e che sicuramente hanno a che fare con il Partito Comunista, perché se c'è una cosa che tutti i comunisti che ho conosciuto hanno sempre messo molto bene in chiaro, era che quelle cose che accadevano anche, diciamo, geograficamente lontano da loro, li riguardavano. Li riguardavano come? Quella miseria li riguardava.
ed era una lezione che veniva trasmessa automaticamente anche a chi come me non aveva nessuna formazione politica e che non era stato formato e educato da ideali e da maestri che stavano lì apposta per sul territorio aggregare intorno a dei valori. Questi valori passavano lo stesso e passavano perché c'erano gli esempi, c'erano le persone che questi valori li mettevano in pratica. Per concludere io vorrei, proprio perché appunto mi trovo in una posizione particolarmente anomala di osservatore e di testimone indiretto della grandezza che viene degnamente, molto degnamente rappresentata da questo libro. Voglio essere proprio sincero, questo è un libro tra i più belli che io abbia visto e avuto per le mani di fotografia, perché si intende la fotografia qui come un atto narrativo che, con la piccola citazione con cui vorrei concludere, che ho nel telefonino, con quella citazione lì, con quella testimonianza lì, si riesce a dare un senso alla perdita che evidentemente la fine del Partito Comunista ha inflitto a tutti quanti, non soltanto ai comunisti. Ed è un breve testo, una breve citazione che sta all'inizio di un libro di Giorgio Agamben, ma è una storia chassidica. Il libro di Giorgio Agamben è in fondo il racconto, e dice così: quando il Baal Shem, il fondatore dello chassidismo, doveva assolvere un compito difficile, andava in un certo posto nel bosco, accendeva un fuoco, diceva le preghiere e ciò che voleva si realizzava. Quando, una generazione dopo, il Maghid di Meserish si trovò di fronte allo stesso problema, si recò in quel posto nel bosco e disse: non sappiamo più accendere il fuoco, ma possiamo sempre dire le preghiere. E tutto avvenne secondo il suo desiderio. Ancora una generazione dopo, Rebbe Moshe Lai di Sassol si trovò nella stessa situazione, andò nel bosco e disse: non sappiamo più accendere il fuoco, non sappiamo più dire le preghiere, ma conosciamo il posto nel bosco e questo deve bastare. E infatti bastò. Ma quando un'altra generazione trascorse e il Rabbi Israel di Rishin dovette anch'egli misurarsi con le stesse difficoltà, lui restò nel suo castello, si mise a sedere sulla sua sedia dorata e disse: non sappiamo più accendere il fuoco, non siamo capaci di recitare le preghiere e non conosciamo nemmeno il posto del posto, ma di tutto questo possiamo raccontare la storia. E ancora una volta questo bastò. Questo libro, secondo me, serve a sostituire tutto quello che abbiamo perso, perché l'abbiamo